Vedete, ad ogni azione c'è una reazione, perché l'uomo non è fesso. C'è, adesso la benzina è quasi duplicata e allora vedi meno automobili. Perché noi dobbiamo, allora, finché saremo costretti a non usarla più, tranne chi vuole andare al lavoro, cioè automaticamente l'uomo reagisce in funzione di. Quindi questi orpelli che ora ognuno di voi è libero, vi chiedo anche scusa di con i propri soldi di fare quello che vuole, ma crearci problemi no. Io quando andavo con la mia vecchia Panda parcheggiavo nel muro, ma se parla con l'Audi da 80.000 euro, poi tra l'altro anche i nostri, io non li chiamerei più governanti, no? Sono lì che si dà, bisogna salvare la Fiat e non c'è un'auto blu che sia una Fiat. Ma sono robe da pazzi o no? Adesso dicevano che bisogna risparmiare, hanno comprato 400 euro. Ma no, piedi, ma mica te l'ha detto il medico di fare il politico. Sei tu, io delego. E allora perché tutti questi privilegi? Voglio fare un po' il Beppe Grillo. Perché? Mica te l'ha detto il medico di fare il politico. Fallo gratis se hai questa missione da compiere, che non puoi fare a meno per farmi star bene. C'è una crisi mortale, perché oso dire questo, e continuano a insistere con la TAV. Ma dovrebbero già averla accantonata questa, fossero intelligenti. Non abbiamo, siamo al limite, e continuano lì, perché lì cosa sto? Lì c'è il nichilismo. Ma lo sto bene io, chi se ne frega, lì ci sono i miliardi da mangiare, perché hanno detto a loro, ma anche la Lega c'è cascata, addirittura lì in cotti. Cioè, perché l'uomo crede che lì sia il dovere e l'obiettivo di accumulare denaro per comprarsi il paio di ionici, le maniglie placcate oro, quelle robe lì, ma siamo matti, siamo fessi, perché il tempo corre, questa valle vi ammiro perché difendete lì, dove non siete voi qui, impigliati in questi boschi sono le storie, le vite sacrificate di chi è stato qui prima, come ha fatto sul Baione. E quando chiesero a Hofmannsthal perché stai lì ancora in questo paesino della Stiria, tu che sei il re degli scrittori, il principe, perché amo immensamente questa terra, gli risponde, e più passano gli anni, più essa mi sembra ricca. E quando sarò vecchio, dai suoi boschi e dai suoi torrenti mi verranno incontro i ricordi dell'infanzia e il cerchio si chiuderà, questa deve restare la Val di Susa. E quei farabutti lì bisogna cacciarli via. E quello che dico, mi si assumo la responsabilità, sono degli sciagurati senza cuore e dovreste chiedere i danni, anche psicologici, perché è una tortura vivere sempre sulla lama del coltello. I poliziotti, lo so che sono, fanno un lavoro che devono obbedire a chi sta sopra, perché c'è sempre qualcuno sopra, ma i poliziotti, se io fossi un poliziotto, a parte che io sono sempre stato di qua della barricata, perché ho fatto il bracconiere che non mi guardi a caccia, insomma è una vita che scappo, ma per istinto, no? Perché, ma un poliziotto, se fossi un poliziotto, e vedo la gente della Val di Susa che civilmente, io non mi permetterei di mancanellarvi, direi io abdico, io faccio come si chiama nell'esercito quando uno si ritira, io diserto,